weekend di fuoco questo per Paolino, belli. No, quantomeno impegnato. Ieri sera hai fatto, che ora hai fatto? Ballando è finito 1:30. Ma vuoi capire che per me era weekend di fuoco quando andavo a lavorare in fabbrica? Vuoi capire? Hai ragione, no? Il hai weekend ragione. Di fuoco, perché poi sapevo che c'era da ripartire la settimana dopo. Come dire, sempre meglio che lavorare, no? Sempre, guarda, poi vuoi mettere, fai ballando. E hai una grandissima soddisfazione perché hai tanta libertà e grandi risultati. Fai concerti il 1° maggio davanti a tanta gente, ti diverti, vedi che questi saltano, che cantano, che ballano, quindi vuol dire che quello che tu sei riuscito, quello, il tuo intento ci sei riuscito, e non è una fatica, credimi. Senti, ma un palco questo che ti piace di più, come presentatore come l'hai fatto l'anno scorso o come invece protagonista? Fede, basta stare su quel palco. Bellissimo. Quest'anno non potevo presentare perché avevo degli impegni, però quando mi hanno chiesto di partecipare ho detto ma assolutamente sì. Tra l'altro era anche un modo proprio per dare un seguito all'iniziativa. Bravo. Che era partita proprio da qui, no? L'anno scorso. Brava, io l'anno scorso ho chiesto ai ragazzi che erano sotto il palco di mandarmi musica e il mio sogno non mi ha preso in parola e il mio impegno era quello di portarli qua e li ho portati qua quest'anno, alcuni di loro, e dovevi vedere dentro in camerino come erano commossi. Sì. Quindi insomma anche tu fai parte, anche voi fate parte, anche voi avete dato spazio a questo progetto. No, ma io ti ho anche mandato un pezzo, era nei 2000, però vabbè. Non è vero, stonata come una campana. No, sta andando benissimo e andrà avanti, vero? Quando è che si potrà svelare qualcosa sul futuro? Lasciamo che le cose, la musica deve fare il suo lavoro. Possono continuare però a mandarti pezzi. Certo. Il messaggio è continuate a mandare i pezzi a Paolo Belli, perché come vedete lui non è che dice tanto per, ma poi vi porta sul palco del 1° maggio. Non solo, poi domani esce il disco. Ma sai, veramente, perché io cerco di dare del mio, ma in realtà loro danno a me, nel senso che poi io mi metto lì e li guardo, li ascolto attentamente, mi insegnano tanto, hai capito? Quindi è uno scambio reciproco. Sicuramente, cioè, no, poi chi esce sempre arricchito comunque da queste cose. Brava. Bene, Paolino, grazie. Adesso che fai? Allora, adesso finito ballando, 1° maggio fatto, esce il disco? Adesso parto per il Giro d'Italia, che mi fa ridere, però è vero, faccio un porto in giro, praticamente farò una specie di carro diario, andrò a scrivere le mie avventure, i miei pensieri, le cose che vedrò in giro al Giro d'Italia. Fai pedalando chiaramente. Ma sei matto. Vabbè, un neo dovrà pure averlo, no? Ecco. No, però io lo faccio per mantenere la fede alla mia linea, se vado in bicicletta poi dimagrisco, non si può. Se male rubi, ah no, basta. Ciao Paolo.